Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi eccoci qua con il consueto video dei prodotti terminati del mese di marzo. Sono tantissimi questo mese, però allora sulle labbra ho questo rossetto lucidolabbra, non so come chiamarlo, di NYX, l'avete già sentito, l'avete già visto, nella colorazione Cake Pop PPL002. Ed è questo qua, come lo vedete sulle labbra. Innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale, di iscrivervi qua sotto, cliccando sul pulsantino iscriviti e attivando la campanellina di fianco, così vi arriva la notifica quando esce un mio nuovo video. Se vi piace questo video e ne volete vedere degli altri, vi ricordo di mollarci un bel like. Se volete, commentate e se ancora non lo fate, vi ricordo di seguirmi su Instagram. Vi faccio una piccola premessa. Questo mese non vedrete, cioè non vi dirò, non più che non vedrete, non vi dirò i prezzi perché non ho fatto tempo, perché sono davvero tanti prodotti, poi ho iniziato a lavorare e quindi non ho avuto tempo di scrivere anche i prezzi dei prodotti, però i prodotti ve li faccio vedere. Allora, ci sono cose fuori dal cestino perché non ci stavano più, il contenitore è bello pieno, quindi bando alle ciance e partiamo. Terminata una confezione di veline, queste qua sono di Kleenex, sì, di Kleenex, erano, oh, non so quante, erano un po' di veline, perché non c'è il prezzo, non c'è il prezzo, sì, vabbè, anch'io, non c'è il, come si dice, il quantitativo. Erano tre veli buoni, piaciute, non si spaldavano, ottime, piaciute. Potrei anche riacquistare, forse 99 centesimi da qualche parte. Poi ho terminato due confezioni di Salva Slip, uno di Nuvenia, questi qua, i Dalies Regular. Questi mi erano stati omaggiati dalla piattaforma Trend, che ogni tanto vi nomino. Buoni, mi sono piaciuti, non si sfaldavano, non si rompevano, ottimi. E ho terminato anche i soliti Carefree, questi qua, Cotton Free, Feel Normal, senza profumo. Buoni, mi piacciono, sapete che li compro e li ricompro. Poi, vabbè, terminata una confezione di carta igienica umidificata, questa qua della Flu, 50 salviettine con estratto di camomilla e aloe vera, buona. Questa l'avevo ancora quando lavoravo in ufficio, l'ho ritirata fuori, si era un po' seccata, vabbè, l'ho utilizzata lo stesso, niente, l'ho tenuta in borsa, così. Poi, allora, mi sono anche organizzata. Vabbè, abbiamo terminato un dentifricio, questa qua della Meridol, io e Lorenzo, perché li compra lui questi dentifrici, la sua marca preferita, anche dei colutori, buono, piaciuto. Scusate, alito bello fresco, vi lascia la bocca ottima, piaciuto. Poi, terminata una confezione di doppio pacco di assorbenti della linea Seta Ultra, li vedete spesso, mi piacciono, non si sfaldano, ottimi. Poi avvicino il contenitore così. Sì, una confezione di dischetti di cotoneve, questi mi piacciono tantissimo, aloe e vitamina B5, 60 maxi dischetti, quelli ovali, ottimi, non si spallano, non lasciano pelucchi, buoni, buoni, questi sono i miei proprio preferiti. Poi, terminato un detergente intimo, questo giro il Neutro Mad pH 3.5, della linea Freschezza, detergente intimo, complesso micellare con azione antibatterica, l'ho utilizzato durante il ciclo, ottimo, rinfrescava, lavava bene, la profumava e niente da dire, non mi ha bruciato, mi ha creato irritazione, quindi ottimo.
poi. Vabbè, terminato un burro cacao di Caudalie, questo è senza parabeni, oli minerali, petrolati, sali di qualcosa, no, sodium, lauter solfate. Beh, questo qua mi è piaciuto, idratava bene le labbra, buona profumazione. Terminato completamente, bello idratante, ottimo come burro cacao. Poi ho terminato questi petalini colorati che mi aveva regalato mia cugina. Questi erano verdi, coloravano l'acqua e facevano una sottospecie di schiumetta da mettere nella vasca da bagno. Buoni, mi sono piaciuti. Penso presi sushi, qualcosa del genere. Poi terminato un deodorante di Dove, il Go Fresh Edition, mi abbraccerei da mattina a sera, 48 ore. Questo era alla mela e tè bianco, buonissimo, buono, buona profumazione, tiene a bada il sudore tutto il giorno, ottimo. Questi qua di Dove strapiacciono, mi strapiacciono. Poi. Allora, vediamo cosa farvi vedere. Vabbè, terminato un struccante occhi. Questo qua è del marchio Acqua alle Rose, struccante occhi micellare sensitive con 95% di origine naturale, con estratto di rosa antica, formula ipoallergenica e anti arrossamenti. Ve l'avevo anche messo nei top e flop, buonissimo. Non irrita, adatto agli occhi sensibili, delicati, ottimo. Profumazione dolce, sì, dolce di rosa, ma leggera anche. Buono, strucca tutto, bello delicato, ottimo. Chi ha gli occhi sensibili, comunque, che si irritano facilmente, è davvero fantastico. Terminato anche un'acqua micellare. Questa di Yves Rocher della linea Hydro Vegetal, acqua micellare struccante 2 in 1, 200 ml. Vediamo se dice altro. Al 98% di ingredienti di origine naturale. Vabbè, plastica, flaconi di plastica riciclata. E niente, ottima, buona. Ha un profumo fresco questa. Sì, struccava tutto. Buona, piaciuta come acqua micellare, potrei anche riacquistarla. Terminato anche un tonico, questo di L'Oreal, della linea Age Perfect, tonico rinfrescante, anticedimento e fatica, pelle luminosa, nutrienti essenziali, vitamina C più vitamina B5, pelle matura. Vabbè, io non ho la pelle matura, questo l'avevo preso su H&M a 3 euro, 4 euro. Buono, piaciuto, bello compattante, davvero anti-age, rinfrescante, ottimo. Scusate un attimo. Poi, terminato un bagno doccia. È un video un po' sconclusionato questo. Bagno doccia di Bottega Verde. Questo è la vaniglia nera. Buonissimo, non vi dico niente. Compratelo. Buono, vaniglia, bella. Come si dice? Buono. Vaniglia. Come faccio a descriverla? Pungente, orientale, buonissimo questo, ne comprerei a decine di flaconi. Poi terminato anche questo qua piccolino di Nivea, il Rich Moisturizing Soft, l'ho portato quando sono andati a fare un weekend io e Lorenzo, buono, piaciuto anche questo, delicato, questo l'avevo, profumazione, sì, delicata, l'avevo trovato nel calendario dell'avvento di Nivea, ottimo, piaciuto tanto. Poi, terminato lo shampoo secco di Cloran, shampoo secco sebo riduttore all'ortica, capelli grassi, buono, piaciuto, teneva, cioè nel senso, se avevo i capelli sporchi però non ho avuto tempo di lavarli, applicavo questo e mi teneva quel giorno in più, metà giorno in più puliti.
Mi è piaciuto, potrei anche riacquistarlo. Non sono solita usare gli shampoo secchi, però lo shampoo secco, sì, forse più italiano, però è piaciuto, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Buono. Poi ho terminato questo olio di mandorle dolce, no, olio ricco di mandorle, senza dolce, Giulia, di Ardes. Al profumo, al profumato alle antiche spezie, quindi c'è dentro con oli di avocado, rosa moschetta, jojoba, macadamia, burro di karité, borragine, vinaccioli e olive, sì, oliva, è testato al nickel, questo me l'avevano regalato, buono, 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 profumazione diversa dal solito olio di mandorle con tutti questi olietti, bello idratante, compattante, buono, piaciuto. È in plastica la confezione, così per information. Poi ho terminato un deodorante di Bottega Verde, questo qua all'uva rossa di Palazzo Massaini, rinfrescante. L'ho utilizzato un po' io, poi l'ho dato a mia mamma e l'ha finito lei. No, non mi è piaciuto. Preferisco altre profumazioni. Questo mi aveva un po' stancato, quindi l'ha finito lei. E questo qua, ma no. Poi ho terminato lo scrub di Vianek. Sì, questo era quello rilassante, se no, calmante, scrub corpo. Buonissimo, ragazzi. Proprio completamente terminato. Buono. Quasi a pari degli scrub di Organi Shop, questo. Fantastico, profumazione davvero rilassante. Buono, buono, buono. Scrubbava bene, ottimi i granuli che aveva. Costa un po' tanto perché costa sui 10-11 euro. Sono 200 ml di prodotto, però fantastico, scrubbava davvero bene. Passiamo alle maschere, viso che ho terminato. Sì, sto guardando in giro. Ok, ho terminato questa di Clinience, l'anti-rughe repair, maschera collagene ad estratto di melograno, anti-rughe rigenerante pelle levigata. Buono, piaciuta, compattante e sì. E levigante, l'effetto antirughe non l'ho visto sul mio viso, però mi è piaciuta. Scusate. Poi terminata questa di Seven Heaven Montagne Jeunesse al Cocoon Cream, buonissima, bella idratante, idratava tantissimo il viso. Profumazione un po' finta di cocco, però piaciuta, buona, buona, buona. Davvero, davvero idratante per pelle secca o comunque pelli normale, ottima. Poi ho fatto anche questa di Alverde, trovata nel calendario appunto di Alverde, il calendario dell'avvento. Questa era Hydro, qua c'è scritto tutto in tedesco. Buona anche questa, idratante però. Leggermente idratante e basta. E invece mi è strapiaciuta questa che è di Ama Vital, sì, Ama Vital al cocco per pelli normali e secche, elasticizzante nutriente, texture in mousse, trovata in una beauty box, ottima, davvero stra idratante, questo adatto proprio a pelli normali e secche. Se avete la pelle secca è ottima, è compattante e anche nutriente, come c'è scritto. Ottima questa, buona. Vorrei anche acquistarla questa, proprio mi è strapiaciuta. Poi abbiamo terminato una candela, questa qua dell'erborario, che non è tanto che vi ho fatto vedere, della linea Papavero, fatta così, bello il packaging, bello il colore, ma così si sente il profumo, accesa non si sentiva niente, ragazzi, niente, e non costa poco come candela, niente, non si sentiva proprio niente. Passiamo ai campioncini, sì, pensavo di metterci di più, invece dai Giulia,
te la sei cavata con poco. Allora, campioncini terminati, ne ho terminati un po' perché abbiamo fatto un pochino di viaggio, quindi ho terminato qualcosa. Terminato questo campioncino del fondotinta di Vrochet, zero difetti, buono, piaciuto come fondotinta, potrei anche farci un pensiero. Poi ho terminato questa crema anti-age di Domus Olea Toscana, viso e corpo, azione multi-effect, piaciuta un po' troppo per la mia pelle, forse adatta più a pelli più secche, è sensibile. Una pelle normale, secondo me, è un po' troppo, però buona da utilizzare così. Terminato questo doccia gel con verbena odorosa e arancio della Youst, piaciuto, buono, sapeva di sì, di arancia, buono, idratava bene, cioè lavava bene, ecco. Poi terminato l'ultimo campioncino dei profumi di Pupavampa. Forse questo è quello che mi è piaciuto di più tra i tre che vi ho fatto vedere. Terminato anche questo campioncino di Olivella Relaxing Body Oil, quindi un olio corpo rilassante. Piaciuto davvero, rilassante. Questo era dentro di una beauty box come omaggino. Buono. Sì, buono, buono, mi è piaciuto. Terminato anche il campioncino del profumo di Bottega Verde Altiare, buono, dolce, dolce ed estivo, però l'ho utilizzato adesso. Sì, mi è piaciuto. Contiene cocco, zenzero, cedro, gardenia, legno di cashmere, fava di tonka, vabbè, un po' di robe, buono, mi è piaciuto. Devo dire che i profumi, questi qua di Bottega Verde, resistono anche abbastanza sul mio corpo, quindi mi è piaciuto. Poi ho terminato questa BB Cream di Vianecca, BB Cream, questa 1 con SPF 15. No, schifosa, bocciatissima, strabocciata, mi faceva macchie, no, non si, come si dice, non si. Mi viene, non si stendeva bene, ecco, no, no, bocciatissima. Terminata anche questa crema corpo di Bottega Verde al pepe rosa, buona, una buona crema idratante, profumo pungente, mi è piaciuta. Questa senza parabeni, ci sono di formaldeide e oli minerali, sarà, penso, perché ho tagliato proprio, sì, e oli minerali, piaciuta. Sapete che io non sono proprio amante delle creme corpo, però carina. Poi ho terminato questo campioncino vecchissimo di Aderma, un latte emolliente, questo vabbè, era il campioncino, lo faccio vedere proprio, una lacrima perché era tutta rossata qua, quindi era bello emolliente, chi ha magari delle screpolature, magari quando prendete il sole vi scottate o appunto soffiate troppo il naso, buono, ecco, era bello emolliente. Nulla, questi qua sono stati tutti, sì, tutti i prodotti terminati di questo mese. Fatemi sapere giù voi con un commentino cosa avete terminato questo mese. Io vi mando un grosso bacione e vado a mangiare. Ciao a tutti!